Bene, buonasera, allora ci siamo già salutati quantomeno con i piccoli. Il mio sarà un'introduzione velocissima perché so che voi tutti aspettate di parlare, di sentire giustamente il nostro pediatra. Io in questo libro ho una piccola appendice, in fondo al libro, se voi poi avrete modo di visionarlo, di acquistarlo, di guardarlo, quello che vorrete, è una piccola appendice intitolata appunto Rimedi antichi per i malanni dei fanciulli. Che cosa ci azzecca? Non è solo un fatto di moda o un fatto così che è bello o un fatto che ci sono delle belle immagini, che comunque non guasta. Chi è di voi che non è mai, avrà qualche volta, poi qui guarda siamo circondati, sfogliato un antico erbario o una, comunque un facsimile, no? È rimasto così un attimo anche affascinato da queste immagini. Ora, il senso non era solamente questo, no? Ma ha una motivazione più profonda. Qui siamo dentro il museo di Aboca Erbe e questo museo è un progetto estremamente bello e significativo dell'azienda. Nell'ambito di questo museo dedicato esclusivamente al percorso che l'uomo ha fatto nella conoscenza e nell'utilizzo delle piante, c'è un punto che nessuno vede perché rimane un po' appartato, ma che forse è proprio il cuore pulsante di tutto il discorso, e è la biblioteca antica di Aboca, in cui noi troviamo un tesoro veramente inestimabile, non tanto come numero di libri, che saranno comunque oltre 1000, intorno a 1500 libri, ma perché è difficile trovare una biblioteca che abbia libri tutti monografici, tutti su un tema, tutti sulle piante, o perlomeno quasi tutti sulle piante, anche su minerali, anche su altri soggetti, ma sempre comunque lo scopo ultimo è la salute, è la, diciamo la, il rimedio ai vari malanni. Allora, biblioteca antica, sa di antico, in realtà Aboca ha scommesso sul fatto che una biblioteca siffatta passi da un luogo che è depositario di un sapere prezioso, a un portale, quindi a qualche cosa che è aperto sul domani, che è aperto sul futuro, oltre che sul presente, in cui diciamo che contenuti affidabili possono essere ripresi, rivisitati, riproposti a tutti gli effetti. Quindi la conoscenza delle piante attraverso il tempo, quindi da quello che è il classico, e noi con questo non vogliamo dire qualcosa di sorpassato, qualcosa che è stato sperimentato per millenni, qualcosa che non ha avuto quella sperimentazione in qualche modo artificiosa che fa. Io sto all'università, quindi l'aspetto mio è anche il rapporto scientifico con l'azienda, diciamo che facciamo nei laboratori, ma questo tipo di sperimentazione è stata fatta sull'uomo, è stata passata sull'osservazione di ciò che giovava, di ciò che non giovava, di ciò che portava nocumento, no? O di ciò che portava a salute. E si proietta questo sull'era moderna. Che cos'è l'era moderna per l'azienda e per noi? È proprio moderna nel senso di frontiere, quindi ecco che quello che voi trovate e studiate e anche quello che in qualche modo qui è riportato nel trattato della dottoressa Murgia è avvalorato anche dalle ricerche man mano le più attuali fino anche a quello che sono la biologia molecolare. Questa è una scienza nuova che comunque sarà proprio uno snodo, una cerniera tra le piante medicinali e la salute. Sempre più questo viene accettato e sempre più si evidenzia. Insieme a questa ricerca, a questo cercare proprio andare a analizzare, a vedere, a entrare dentro alle piante, c'è un altro filo conduttore che secondo me è importantissimo. E è quello della filosofia che sta alla base di tutto, perché in mezzo a questi libri che abbiamo di sopra, se uno li sa leggere non trova solo il nome di piante o il rimedio o quelle ricette anche buffe, perché a volte certo ci fanno sorridere, ma dobbiamo immaginare, saperle leggere anche nel momento culturale, nel momento in cui no, dal punto di vista religioso, sotto tanti aspetti, noi dobbiamo tirare fuori il senso e noi vediamo che la filosofia è sempre quella che a noi piace, è l'equilibrio, è la visione globale della persona, in questo caso sarà del bambino, no? E quindi come già nel 1000, intorno all'anno 1000 c'era una santa, io ho preso questo, è un esempio solo, no? In cui ha scritto tanto sull'equilibrio fra corpo, psiche ed anima. E lei parlava molto di questa armonia e diceva che l'uomo doveva crescere e fiorire come un albero, e quindi portare a maturazione. A me ho portato questa frase perché mi piace ritornare al concetto di quello che sono i rimedi naturali, e per naturali nel senso più profondo della parola,
Naturale è ciò che non è stato manipolato dall'uomo, quindi sicuramente non sarà un OGM. Naturale è ciò che è cresciuto e si è evoluto con l'uomo stesso. E quindi anche nell'andare a curare un bimbo, per esempio, no? O chi che sia, con una sostanza naturale, sicuramente l'impatto sarà diverso da non procurargli una sostanza chimica, una molecola chimica che comunque gli rimarrà estranea, al di là del fatto che poi ancora ben venga, noi dobbiamo ricercare e usufruire, ben vengano tante medicine su cui possiamo supportarci. Molte di voi, ma mi pare di averle già incontrate, quindi forse. Per qualcuno forse. L'ambiente è molto piacevole, perché per me è abituale vedere bambini, quindi io non ho altro che piacere, anche se non ho ancora il piacere di essere nonna, perché a me ho un figlio che tutt'altro sta pensando fuorché questo, ma insomma, diciamo che magari mi toccherà anche a me, se vuole. Allora, permettetemi innanzitutto due parole per dirvi cosa ci proponevamo quando con la professoressa Paggiotti abbiamo deciso di fare questo libro insieme. Era proprio un legame tra la moderna medicina fitoterapia di adesso e quello che era il passato. E per me il passato è fondamentale, come diceva la professoressa Paggiotti, il passato è la solida conoscenza sulle piante che va confermata per medici moderni come me, però con le prove di evidenza. Allora, mi trovo spessissimo gente che mi chiede: ma lei conosce Tizio, conosce Caio, è bravissimo, scrive tanti libri di fitoterapia, ma non tutti i libri di fitoterapia sono attendibili, tra virgolette, alla luce di quelle che sono le conoscenze di adesso. E quindi la proposta di questo libro era quello, considerare, intanto dare una parola di rassicurazione, innanzitutto agli operatori sanitari che lavorano sul bambino, perché molte volte sono gli stessi medici che non sanno accompagnare le mamme in un percorso di sviluppo e proprio di crescita serena dei propri figli. Troppe paure del medico si trasformano in paure anche dei genitori, quindi timori, eccesso di farmaci, il bambino cresce meno bene di quanto serviva. Si è partiti dal presupposto che una buona parte dei problemi che ha un bambino nei primi 4-5 anni di vita sono queste alterazioni quasi fisiologiche, quindi è proprio l'equilibrio del bambino che in qualche modo viene alterato in maniera molto leggera, però, e sa ritornare abbastanza presto da solo in equilibrio anche senza farmaci. La cosa importante è che il bambino di questa fascia d'età nasce, diciamo, molto immaturo, tutti i suoi sistemi sono immaturi, sistema della vista, quello dell'udito, sistema immunitario, l'apparato gastrointestinale, quindi nello stesso tempo ha bisogno di supporto e ha bisogno di non essere bloccato o in qualche modo maltrattato da dei farmaci che possono a volte essere anche di troppo, quindi se servono bisogna darli. Chi c'era la serata che abbiamo fatto con Mamma Estate sa che l'ho detto subito, chi ha bisogno del farmaco lo deve prendere, però se ne prendiamo di meno per i problemi più comuni, il bambino se ne giova per tutta la vita, perché noi non sappiamo quello che succede, del tutto non lo sappiamo quello che succede quando immettiamo in un organismo una molecola di sintesi. Detto questo, credo che l'intervento, la cosa migliore sia unire, diciamo, quelli che sono dei percorsi di educazione del genitore, ma del bambino stesso, all'utilizzo dei farmaci quando è giusto e quando è necessario, un utilizzo razionale, scientifico delle piante medicinali, che possono essere un supporto importante, che più dei farmaci di sintesi hanno la capacità di aiutare l'organismo, sono vegetali, sono costruiti dalla natura, hanno all'interno questo fitocomplesso che è in qualche modo un'armonia di sostanze che la natura ha messo nella pianta per la pianta stessa, ma che l'uomo ha imparato ad usare da millenni e che quindi in qualche modo ha imparato a conviverci, ha imparato a riconoscerli, quindi hanno una vecchia costumanza, diciamo, di conoscenza con i nostri apparati renale, cardiovascolare, con il fegato, con l'apparato gastrointestinale, quindi hanno un'azione scientificamente misurabile ma molto più dolce. Adesso ho cercato di portarvi alcune curiosità di piante che probabilmente in questo momento ce ne sono una quarantina e più descritte nel libro, quindi ovviamente non potevo portarvele tutte, non so nemmeno se riuscirò a vederle tutte quelle che ho messo in questa presentazione. Faremo quello che si può,
ci sono altre occasioni di incontrarci, lo sappiamo, ci siamo già dati l'arrivederci a mamma estate per la primavera, quindi in primavera faremo qualcos'altro. Per cui adesso parleremo delle più importanti e ho scelto l'apparato respiratorio perché è quello che in questo momento vi dà, potrebbe dare più problemi, non è detto che ve li dia, ma vi potrebbe dare più problemi. Chi riesce a tenerlo a casa ne avrà di meno, chi invece deve mandarlo al nido o comunque a un figlio più grande che porta a casa i batteri o i virus dalle scuole materne, dagli asili nido, sperimenterà qualche problemino di più. Tutto legato al fatto che il sistema immunitario è abbastanza immaturo, il bambino nasce immaturo per una esigenza fondamentale, che è quella di non respingere, cioè che la madre non lo respinga. Se il bambino avesse un sistema immunitario costruito bene, la mamma lo riconoscerebbe come un estraneo e abortirebbe. Allora, per evitare questa cosa, il sistema immunitario del bambino, del feto, è tenuto sotto controllo stretto e comincia a maturare un pochino solo quando la mamma sta per partorirlo. Dopodiché esce in un mondo pieno di batteri e non ha nemmeno modo di fare un po' di esperienza, perché in genere sono molto protetti i bambini. Poi finisce il nido e lì, col suo sistema immunitario che non sa costruire una serie di immunoglobuline, che non è in grado di produrre alcune sostanze fondamentali per le difese, si trova a dover affrontare una bella carica di batteri, di virus, eccetera. E allora si ammala spesso. Questa non è una tragedia. Vi dicevo che non è detto che tutte le volte abbia bisogno di antibiotici, anzi probabilmente non ne avrà bisogno quasi mai. Avrà bisogno di bere molto, di riposare, di ciucciare se ancora è allattato, di mangiare più leggero se un divezzo grandino, un bambino di 13-14 mesi. Difficilmente avrà bisogno di farmaci di sintesi e soprattutto non avrà bisogno di dare contemporaneamente tachipirina e antalfebal, come sta succedendo ormai regolarmente per ogni febbre, perché chiaramente questo gli comporta anche proprio uno sfasamento dei sistemi. Allora, la pianta più importante per difenderci dai problemi dell'apparato respiratorio è l'echinacea. L'echinacea ha sia un effetto in fase acuta sia come prevenzione. Adesso vi racconto alcune curiosità su questa pianta e poi vediamo di capire come la si può usare, se vi serve, per i vostri bambini. Quando la possiamo usare l'echinacea? La usiamo, come vi dicevo prima, per prevenire le malattie virali ricorrenti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire quello che vi dicevo prima: un bimbo piccolo che va all'asilo per i primi mesi e comincia a farvi una febbre ogni 15-20 giorni, massimo un mese, ricade, quindi in un inverno 7, 8, 10 febbri può succedere. Allora, quel bambino si può dire che è ammalato di infezioni respiratorie ricorrenti. Sono infezioni quasi sempre virali, come vi dicevo prima, quasi mai hanno bisogno dell'antibiotico, però certamente un bambino dopo la quinta, sesta infezione o lo si tiene a casa dall'asilo o dalla scuola materna se si può, e allora il problema in gran parte si risolve, oppure bisogna aiutarlo con qualcosa. Ecco, l'echinacea può essere un prodotto buono a base di echinacea, può essere una delle cose che si possono fare per aiutare questo tipo di bambini. Direi che mi fermo perché ho parlato abbastanza a lungo, vi lascio spazio per le domande e casomai anche per curiosità per piante che non ho presentato e che voi volete invece discutere con me. Va bene?